Non è certo quello. Non è certo questo. Amici del Paglio del Golfo, buongiorno Armando ai microfoni, siamo pronti, siamo pronti! Tutto sventola oggi, bandiere garriscono, siamo pronti alla grande giornata del Paglio del Golfo, una giornata indimenticabile, il 90° Paglio del Golfo nel mare davanti alla Morin, una grande gara, una grande risposta, una grande sfida. Tutto è stato preparato, siamo carichi, tutte le borgate ormai sono pronte ad entrare in, come si dice, in combattimento, in conflitto. Il campanilismo si accende, perciò oggi è una giornata dove realmente vedremo scoppiettare questo paglio. Vedremo. Sventola tutto, sventola anche la bandiera verde del Fezzano, eccola qui, è qui. E con il Fezzano apriamo un po' una grande storia di questo paglio del 90°, un Fezzano che ha spadroneggiato lungo il periodo delle prepaglio, ha perso una gara solamente, oggi li vedremo veramente in una grande battaglia in questa sfida che sarà veramente dura, perché vedremo francamente delle grandi sfide e anche notevoli di un certo interesse. Abbiamo la che apre così la grande kermesse, ringraziamo e salutiamo sempre. Vediamo l'ammiraglio Camerini che è già presente in mezzo ai tifosi. Aspettiamo che sale perché Carlos GTA con considerato triste che saranno Camerini, Lerici, Camerino, Forza Mastra, Pizzano, Parola, Calimari, Luciano, Fili, grazie. Thank you.
siamo non allontanarsi dalla zona di partenza. Siamo pronti per vedere l'ultima gara in programma. Sta scendendo, acceleriamo le operazioni. Il Pezzaro, sentiamo le grandi gride, grandi sostentamenti, ma vediamo anche un grande Marola convinto e veramente pieno di energia per dare la sua performance contro il Pezzaro. Barca da battere, barca da battere. Abbiamo il Fossa Mastra che si sta preparando, si sta allenando. Questa gara sarà veramente un qualcosa di particolare, dobbiamo veramente ricordarla nel tempo. Chiunque sia il vincitore lascerà un segno particolare al 90° Faglia del Golfo. Guardingo, Lerici a fianco, abbiamo le quattro imbarcazioni che dovremo tenere sott'occhio, Canaletto, Fossa Mastra, sentiamo Canaletto, Fossa Mastra, Pezzano, il Pezzano da questa parte, ora inizia a scendere il rumore, scende il rumore, scende il rumore. Siamo in attesa della partenza ed ecco il silenzio, solo lo sparo di Azeglio. L'allineamento. Terenzo, CRDG, Porto Venere, Lerici, Canaletto, Fossa Mastra, Pezzano. Allarghiamo il campo, vediamo. Oh!
quattro abbinate, ci abbiamo anche un cadimare a destra. Vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. Vediamo il cadimare, cadimare il Fezzano. Fezzano che ci sembra che abbia avuto un piccolo vantaggio, ma lo vedremo al tiro del 500. Questa maestra regge il confronto del Fezzano. Il Fezzano ha compagnia e fino che sta in compagnia non può dare la scherzata. Ora vediamo al giro di boa cosa succede, vediamo cosa succede. Questa maestra Marola, Fezzano, li abbiamo tutti e tre nel mirino. Vediamo chi gira per primo, secondo il giro dei 500, la prima scelta naturale, vedrà così il paglio prendere forma. Costa Mastra, Cadimare, Munciano, Portovenere, Lerici, Le Grazie, Cere di Vitellaro, San Fiorenzo e Benerazzura. Ci stiamo avvicinando ai 500 metri di gara. Le imbarcazioni di testa sono appagliate. Fezzano si è recuperato molto bene. Fezzano, Costa Mastra, Canaletto, Marola. Fezzano, Costa Mastra, Canaletto, Marola. Vediamo chi si prepara a girare. Fezzano, quindi la Canaletto e Marola. Fezzano è quasi in boa, vedo che sta permettendo qui. Ed ecco, gira Fezzano. Li teniamo tutti e tre sotto l'occhio della telecamera. Provo a recuperare qualcosa in Marola, anche in Costa Mastra. Fezzano è ancora in prima posizione del Fezzano, è rimasto arretrato il Canaletto, può spuntare, può spuntare il Costa Mastra o il Marola. Vediamo qua il giro dei 1000, cosa vuol dire questo giro di boa. Il Fezzano è in prima posizione e il Costa Mastra sta recuperando come il Marola. Marola e Costa Mastra, il Cadimare si è allontanato, il Fezzano è vicino a noi, lo portiamo, andiamo a prendere così, lo vediamo come sta vogando il Fezzano e anche il Costa Mastra. Vediamo il giro dei 1000.
per tagliare il traguardo e portare a casa questo paio. Questo paio ha vinto un record. I ragazzi continuano ad andare. Costa Mastra non molla, però il canaletto che ha girato appena dopo il Pezzano. Pezzano che dovrà controllare le avversarie, però con l'esperienza dell'equipaggio che lo scorso anno ha imposto il proprio ritmo. Vediamo ancora, sono a circa 250 metri da noi. La boa dei 1500 si avvicina sempre di più, cerchiamo di capire a che punto siamo. Un Pezzano è sempre ancora in prima posizione, il Marola non demorge, il Marola continua, il Marola continua, non ha finito la sua corsa, ci mette tutto il cuore che ha. I ragazzi sono quelli che hanno vinto 3 anni fa. Pezzano quasi vicino alla boa del 1500, in passeggiata è sceso perché si attende da Tiffena le informazioni. Pezzano si affila alla boa, si prepara a girare il Pezzano, gira il Pezzano in questo momento! Canaletto.
guardate cosa viene giù di imbarcazioni, cosa vengono giù di imbarcazioni. Ha tirato, San Giacomo ha tirato sul tridente, una cosa impressionante. Hai finito di soffrire, hai finito di soffrire. Grandi, sono stati grandi, grandi. Grande, grande, grande. Niente da dire, grandi. Grande gara, veramente, grande gara. Gara dominata dall'inizio alla fine. Non c'è stato niente per nessuno. L'equipaggio adesso si è sacrificato tantissimo. A questo punto penso solo a loro. Basta, no, adesso niente, adesso basta così. Ti ringrazio tanto per quello che mi hai detto, però una bellissima vittoria. Un applauso al Centrano, che ha fatto un paio eccezionale.
troppo forte, sei stato un grande. Scusate. Allora voglio fare... Che grande vittoria oggi, eh? Allora devo dedicare i miei compagni, infatti non so se sono i più forti, ma il tempo parla da solo, quello che non so. Devo ringraziarli perché ho raggiunto la settima vittoria, ringrazio tutti i miei ex compagni anche delle altre barche, sono stati grandissimi anche loro. Però permettetemi, forse questo è il mio ultimo palio, voglio fare una dedica prima di tutto alla mia compagna, Tania, mio figlio, la cosa più grande e immensa che esista ora, e a tutta la mia famiglia, mia madre, mia sorella, tutti che mi hanno sempre appoggiato per fare questo sport, non vedendo mai una gara. Comunque siete un equipaggio che doveva vincere. Noi siamo molto preparati, ora non lo so, il futuro vedremo, se si livellerà di nuovo un po' in basso o se seguiranno il nostro esempio, sono un esempio. Grazie mille. Grande liberatore, grande, grandissimo, una cosa bellissima, una cosa che ti aspettavi da tempo, è arrivata e il sogno si è avverato. La tensione prima della gara è sempre la solita, però... scaldamento la vedi la barca e eravamo inarrestabili, a meno che non ci potesse un incidente, qualcosa di tecnico, era difficile battere. Complimenti a tutti comunque. Certamente, complimenti a tutti, bravo, bravi al vincitore perché avete è il numero uno! Hai vinto con un grande classe, come persona, come uomo, grande, e non avete grandi, il compagno che non continua. No, è stata una gara, l'abbiamo preparata così, proprio per oggi, per fare la differenza in questo modo. Non abbiamo voluto lasciare spazio. Abbiamo chiuso la gara, Emilia l'ha chiusa. Con tutto il rispetto però l'avevamo preparata così. È giusto che sia così, infatti dovevate essere guardini perché quattro barche alle spalle potevano essere pericolose. Sì, abbiamo fatto i nostri calcoli con tutto, con le zavorre durante l'anno, con tutto. Abbiamo noi preso i pregi degli altri e abbiamo sempre volato basso perché bisogna fare così nello sport. Il sogno più bello mentre scendevi? Abbracciare mio figlio che non ho ancora visto e la mia compagna. Allora ti lascio così. Maestro come se fosse un padre per me, un fratello maggiore, mi ha insegnato tutto e devo tutto, nei momenti anche di difficoltà che ho avuto quest'anno mi sono stato sempre vicino, sempre grande San Giacomo, il grande San Giacomo, siamo la coppia, siamo la coppia, abbiamo sempre vinto, sei buttato in mezzo alle folla, sei buttato in mezzo alla folla, meritate questo. Per come ci allineiamo e come veniamo trattati, sì, ce la meritiamo tutto questa volta. Comunque è stata una vittoria che ho visto dalla partenza. Sì, diciamo che siamo partiti forte e abbiamo tenuto tutta la gara. Alla fine facevamo noi la gara, dovevamo stare loro dietro a noi, al nostro passo. Certamente, avete fatto la lepre e quattro barche erano pericolose. Esatto, sì. Quattro barche allora, fosse a Mastra e Canaletto, ci credevano e come giusto che sia e fino all'ultimo hanno cercato. Onore al merito, onore al merito. Bravi ragazzi. Grazie mille, ciao Arma, grazie. Smecca, smecca, eccolo qua, smecca, il più grande timoniere. Smecca, dimmi come è andata a bordo e qual è stata la tua più bella emozione. Beh, a bordo è andata bellissimo, non c'era un palio. E a bordo una grande vittoria, un grande passo, come l'hai dominato? Beh, gridando, vincendoli sì, ancora, sì, dai. Sì, incitandoli e andando a vincere il palio. Qual era la formula più bella? Dai ragazzi, dai. Sì, dai ragazzi, non molliamo. Intanto guardavi in giro, guardavi solo davanti. Ma davanti a Vasco. Ma una grande contentezza. Sì, sì. È il secondo palio che vinci? No, al primo. Al primo. Ah, perciò allora un grande onore, la prima medaglia che attacchi al tuo petto. Sì, sì. Che soddisfazione. Vieni mamma, vieni.
Eccolo qui, la mamma, la grande Peperina. Eccola qui. Ce l'abbiamo fatta e siamo contenti, perché il bimbo se lo meritava. Dopo tanti discorsi dell'anno scorso, il bimbo se lo meritava. Bene, ok, via, dai. Il bimbo se lo meritava, adesso siamo alla gara, ecco qua. Beh, adesso ti vedo libero e tranquillo, dai qua. Paolo, Paolo, dai. Grida pure, perché questo è il momento della vittoria, è il momento dello scarico. Una gara ho visto in tensione mentre eri alla bandiera, in maniera eccezionale. Li abbiamo sbriciolati! Sempre l'altra è Marco, lo zio del quarto remo di Corzano, che è mancato quest'anno, ti dedico la vittoria. Vai. Grazie, grazie Marco. Stai giù, stai giù. Sono ancora qua, volevo farmi fuori! Sono ancora qua! E ora prendiamo la consegna del palio da parte. Ecco il bimbo. Ragazzi, ma sto prendendo sto qua. Siamo noi, il campione del mondo, siamo noi, 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 siamo
Ciao amore! Metti guai, pronti? Non mi si vede. Ne manca uno, dov'è? No, è lì, è lì dietro! Vieni, esatto, bravo! Aspetta, io sotto, aspetta! Vieni, io sotto! Pronti? No, mi hai visto! Quanto bacio, dai! Ma ne voglio uno! Andrè, cazzo di cazzo! Vieni qua! Appena sera! Anni, però Fezzano se lo merita perché questa piazza è meravigliosa, c'è un paese che è fantastico, ce lo meritiamo tutti. Anche Manello che si deve fare, insomma, contribuisce con grandi cose. Anche no, se no, con niente, cose, niente, non contribuisco con niente, deve, grazie a loro, grazie alla voglia, grazie, grazie alla determinazione. Arma, grazie, hai visto? Grazie! Arma. Grazie Giacomo, grazie. San Giacomo, non sei l'invito, ma sei già... Ma io ti devo solamente ringraziare perché te sei stato l'unico che in mezzo a tutto il casino mi ha sempre difeso. Ti ringrazio veramente perché i giornalisti, la stampa, tutti mi davano addosso mentre te eri l'unico che mi difendeva. Grazie. Sei un lavoratore, sei un grande sportivo e come sportivo vai difeso, non puoi essere sotterrato. Al di fuori di questo, al di fuori di questo ci sono delle regole, però insomma, la conta era... Dice subito, non dopo. Grazie Arma, ciao. Ti ringrazio, sì. Ti saluto. A chi dedichi questa maglia? Dedico questa vittoria chiaramente al paese, e che ora lo vedo unito e sono contento, ai miei amici che non hanno smesso di credere in me, ai miei genitori, e un caloroso a Luca e a Marco, lo zio di Diego che è mancato quest'anno, gli dedico questa vittoria, grazie. Sì. Ho visto buttare via tutto, ma hai tenuto il forcone. L'ho tenuto, sì. Devono capire che la Morina è casa mia. E qua comando io. Qua comando io. Grande, grande San Giacomo. San Giacomo, ragazzi. Grande San Giacomo. Armando, grande Armando. Siamo stati grandi, mi dispiace. Abbiamo fatto un vuoto. Ci hanno buttato fango da tutte le parti. E siamo stati più forti. Abbiamo fatto vedere oggi un novantesimo. Hai pianto e sorriso. Sorriso. Non c'è la pianta. È tutto, ormai è terminato il tutto, è finito il 90° pari del colpo, ma inizia una grande storia e sul libro d'oro andrà scritto: il Fezzano oggi vince alla Morini il 90° palio del colpo. Questa è la scritta che leggeremo fra tanti anni, tanti anni, tanti anni. Il ricordo sarà sempre omogeneo, ma veramente grande e veramente capace di mettere in moto certe emozioni che abbiamo vissuto insieme in questa grande festa onesta di sforzo. Tutti i fezzanotti sono ancora in barca qua davanti, aspettano di andare a casa insieme alla barca, insieme al paglio. Questa è una grande serata per tutti e il Fezzano ritorna a rivivere ancora con il paglio, perché nel 1979, no, 79° paglio che hanno vinto nel 2004. È un ghione, diciamo, tutte colorate. Felicino, non vedi che felicino? Guarda, grande! Non vedi Felicino, non l'avevi mica riconosciuto te. Armando! Eccolo lì, il paglio del Fezzano!
che ora parte per la grande, il grande viaggio del Baglio. Via, scappi, vieni qua.